là c'è una convivenza, salvo alcuni fatti che possono disturbare o meno. Questa succede ovunque. Qua c'è una caratteristica che i commercianti o residenti sono riusciti anche ad accettare il confronto, accettare la convivenza. Abbiamo stabilito un programma ben definito per la riqualificazione della zona, ridare vita alla festa del quartiere, la chiameremo la festa della Magnolia. Il presidente Fontanini, che è il baluardo e il primo difensore della frullanità, fa delle dichiarazioni che sono lontani dall'spirito frullano, quello che è un popolo civile e tollerante, che rispetta anche la diversità tra le persone e non sente come un elemento di condanna uno che porta un handicap. Quindi il portatore di handicap sono assolutamente normali come noi. Tweet veramente da razzista, da xenofobo, da omofobo, che si commenta da sé. Io onestamente non vorrei ripetere quello che ha detto Luca o questo individuo, onestamente, perché di umano ne ha ben poco. Arrivando a fare certe affermazioni, accostando anche la candidatura di una signora che ha condotto la sua battaglia nel pieno rispetto della legalità, accusando il PD che possa arrivare al punto di candidare stupratore seriale o pedofili. Finalmente la cittadina riesce a reagire nel confronto di una concorrenza sleale dei centri commerciali urbani. Con il passare del tempo, con il passare degli anni, rischiamo di avere una zona solo ed esclusivamente fatta di immigrati. Questo è errato a mio avviso, perché la mescolanza deve essere questo, per creare l'integrazione, il confronto deve essere mescolanza, non ghettizzati. Zorro, mille avventure mozzafiato.